tutti, oggi sono qua finalmente per parlarvi dei miei libri di self-help preferiti. Ma non solo, perché vi parlerò anche di quello che ho attualmente in lettura e della mia piccola e personale TBR. Uno dei miei libri preferiti in assoluto è Tu sei un duro. Smettila di dubitare di quanto sei forte e inizia a vivere alla grande, di Jen Sincero. Questa è un'autrice che ha pubblicato tantissimi libri ed è penso una delle più famose o popolari di questo genere. Prima o poi mi recupererò altro di suo perché Tu sei un duro penso sia una lettura veramente stimolante e di ispirazione. Innanzitutto penso che abbia un format che è molto accattivante. Infatti ci sono spesso delle frasi, delle citazioni, degli highlights su degli argomenti o comunque dei concetti che ti rimangono proprio bene impressi. In sostanza è un libro che aiuta a farsi valere, a tirar fuori il proprio carattere, a cercare di dubitare sempre meno di se stessi, delle proprie idee. Penso che a qualsiasi persona sia capitato magari in una conversazione di non sentirsi all'altezza, di non esporsi, non esprimere la propria opinione perché insicuri, no, delle proprie capacità, ma anche sul posto di lavoro, nelle amicizie, in qualsiasi altro tipo di rapporto, tendiamo molto spesso ad essere insicuri di noi. E questo libro cerca un po' di invece stimolare, di portare fuori un po' di grinta. Soprattutto cerca di farci capire che il nemico numero uno nostro siamo noi stessi. Siamo noi che molto spesso ci mettiamo i bastoni fra le ruote, cerchiamo di autosabotarci, quando in realtà noi potremmo essere il nostro più grandissimo alleato. E è un concetto secondo me molto molto bello. Come in tutti i libri, sì, si parla di teoria, dirsi è molto facile, è più difficile metterlo in pratica, però se si entra un po' in questa mentalità, se ogni giorno si legge qualcosa comunque di stimolante, banalmente anche una semplice citazione o una frase, e si cerca giorno dopo giorno di farla propria, secondo me aiuta molto per mettersi proprio nell'ottica di arrivare a quell'obiettivo lì, di essere più sicuri di se stessi. Offre un punto di vista, diciamo, diverso da quello che magari potremmo avere noi, e quindi è interessante vederci da fuori. Anche perché molto spesso, quando si tratta delle altre persone, siamo bravissime a dare consigli, poi quando si tratta di noi invece facciamo sempre l'esatto opposto. Un'altra lettura che per me è stata molto d'aiuto e illuminante per certi aspetti è Kinskuro, l'arte giapponese di curare le ferite di Thomas Navarro. Vi ho già parlato in altre occasioni di questo libro perché è una lettura che ho affrontato poco dopo la morte di mia nonna. È un libro che non parla esclusivamente di lutto, parla di una serie di casi che ha affrontato appunto l'autore, se non sbaglio è uno psicologo, parla comunque dei pazienti che ha avuto che si sono trovati in momenti difficili, o perché hanno perso un membro della famiglia, o perché hanno perso il lavoro, oppure non sanno che cosa fare della loro vita, sono in un momento diciamo di stallo, di crisi. E c'è questa bellissima similitudine con l'arte appunto giapponese di non buttare ad esempio i cocci rotti ma di aggiustarli e come aggiustarli, evidenziando proprio i punti di rottura. Infatti ad esempio nelle tazzine, nelle ciotole viene utilizzato l'oro per incollare i vari pezzi fra di loro in modo che queste venature, questi punti di rottura, le cicatrici siano evidenti, siano abbellite. Il concetto di base è quindi di non vergognarsi dei momenti di difficoltà, dei dolori, dispiaceri che abbiamo avuto per un motivo o per l'altro, ma anzi sono quei momenti a renderci più forti e ci devono anche far imparare e ad andare avanti e a non buttarci giù ma a continuare a vivere. Sul momento è difficile pensare positivo quando si perde ad esempio un caro o si ha un dispiacere qualsiasi nella vita, è impossibile vedere sempre le cose in maniera positiva, però è un concetto secondo me di nuovo molto bello e stimolante, soprattutto il modo in cui viene affrontato il discorso del dolore di nuovo da un punto di vista diciamo esterno è secondo me molto interessante. È una lettura che io consiglio di fare soprattutto se vi trovate nel momento di difficoltà, perché secondo me
è in quel momento che potrebbe aiutarvi a vedere le cose in maniera leggermente diversa o semplicemente a ragionare su quello che state provando in quel momento. Un'altra cosa molto bella che sottolinea il libro è che non bisogna far finta che non sia successo qualcosa di brutto, che non si stia provando dolore. Tutte le sensazioni che stiamo provando non sono da scacciare, sono da vivere. Una volta vissute però la vita va avanti, quindi non si può sempre rimanere in quel limbo, in quella situazione, in quella sensazione di sconforto. È importante vivere comunque il dolore che stiamo appunto vivendo e affrontando, perché solo in questo modo riusciremo poi ad andare avanti. Non forse la mia lettura preferita, ma è un titolo che consiglio soprattutto in questo periodo e soprattutto perché la casa editrice l'ha messo a disposizione gratis fino ad aprile, è Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig. Matt Haig è un autore che a me piace tantissimo, diciamo a livello personale, lo seguo su tutti i social, condivide praticamente ogni giorno dei pensieri, degli spunti di riflessione che a me piacciono tanto. Lui ha avuto un passato difficile, soffre d'ansia, ha passato un momento in cui pensava anche di togliersi la vita e da questa esperienza ha cercato di tirarne fuori qualcosa di buono, come ad esempio Vita su un pianeta nervoso, in cui racconta appunto gli anni in cui ha vissuto attacchi di panico, ansia e cerca di non far sentire solo il lettore, cerca di dare di nuovo degli spunti di riflessione, delle piccole annotazioni che possono essere utili sia per chi soffre d'ansia, ma anche per quelle persone che si sentono un attimo spaesate, perché la vita d'oggi è una vita super frenetica, super connessa. Siamo veramente sottoposti a tanti stimoli diversi sul lavoro, i social, la vita di tutti i giorni, le relazioni pubbliche, eccetera eccetera, quindi è una lettura che aiuta a ritrovare un po' di serenità, di felicità e di rallentare. Ci sono poi, come vi dicevo, degli spunti secondo me molto interessanti. Se soffrite d'ansia, di attacchi di panico e magari su questo tema state già cercando, avete già letto qualche cosa, magari non sarà nulla di nuovo per voi questa lettura. Io personalmente non ho letto tantissime cose su ansia e attacchi di panico in particolare, ma è un tema che mi sta molto a cuore e che ho approfondito tanto negli ultimi anni, quindi per me questa lettura non ha portato a galla nulla di nuovo. Se lo avessi letto però qualche anno prima, sicuramente mi avrebbe aiutata, soprattutto mi avrebbe aiutata nel senso che mi avrebbe fatto capire che non sono sbagliata, che non faccio pensieri strani, ma che ci sono tante altre persone che magari pensano le mie stesse cose perché si trovano in una determinata situazione e che autocommiserarsi, credersi appunto soli al mondo, di essere sbagliati eccetera, non è un buon modo per approcciarsi ai problemi che si hanno, che spesso poi non sono problemi ma siamo noi che li facciamo diventare tali. Un altro libro di self-help famosissimo e molto discusso è Il magico potere del riordino di Marie Kondo. È un libro che a me è piaciuto molto, non tanto per i consigli diciamo pratici che sono abbastanza scarsi nel libro, quanto proprio per la filosofia del non legarsi alle cose in sé, ma alla sensazione che queste cose ci danno. Questo perché molto spesso tendiamo ad essere molto materialisti, ad attaccarci alle cose giusto perché ci sono, a non buttare mai via nulla perché riteniamo che sia uno spreco. In realtà fare un po' di pulizia, sia fisica ma in realtà anche mentale, aiuta a capire di che cosa abbiamo veramente bisogno nella nostra vita e ci rende anche più consapevoli nel momento in cui vogliamo poi andare ad acquistare qualche cosa. A me almeno è successo così, eliminando e cercando di fare ordine nel mio spazio, diciamo, fisico, ho capito quante cose inutili magari ho comprato, quante cose inutili mi sono portata appresso senza motivo e la volta dopo che devo andarmi a scegliere appunto qualche cosa, che so, prende lo sfizio che voglio una maglietta, mi ricordo di tutte quelle che non uso più da anni, che sono state magari sì uno spreco eccetera, quindi diciamo che mi ha reso un po' più consapevole come consumatrice, come
come acquirente. Inoltre mi ha insegnato, diciamo, un buon metodo per piegare i panni. È una cosa molto molto basilare, però per me è un aiuto perché risparmio tantissimo spazio in casa piegando alla Marie Kondo ad esempio i pantaloni, le magliette, la biancheria, i calzini, eccetera. Diciamo che non condivido al 100% la filosofia di Marie Kondo, molte sue tra virgolette affermazioni, il fatto di avere tot, che so, libri in casa, tot oggetti per la cucina, eccetera, eccetera, non è qualche cosa che è in linea con quello che è il mio pensiero, però diciamo che alcuni aspetti degli argomenti che ha affrontato, ad esempio nel Magico Potere del Riordino, mi hanno ispirata e mi hanno anche fatto ragionare su diversi aspetti della mia vita, non tanto il riordino in sé quanto il vedere il riordino in un certo modo, il fare proprio spazio e pulizia, non solo fisicamente ma proprio anche mentalmente, il capire di che cosa ci circondiamo, perché secondo me è molto molto vero che avere in casa o nel proprio spazio delle cose comunque che ci fanno stare bene, che guardandole ci ricordano un certo momento della nostra vita o una certa cosa che è accaduta, è veramente importante la salute mentale quanto quella fisica, cioè non c'è alcun dubbio, e il circondarsi di cose che ci rendono felici, orgogliosi, che ci fanno stare bene, è un grandissimo passo in avanti per stare bene con noi stessi e in linea generale sempre durante il giorno, quando si è a casa e anche no. Il libro di self-help che ho attualmente in lettura, in realtà già da un po' di tempo, è Presence, in italiano tradotto come Il potere emotivo dei gesti, presenza, autostima, sicurezza di Amy Cuddy. Questo è un libro molto interessante che prendo un pochettino alla volta perché tutto assieme mi risulta forse un po' pesante, che cerca di analizzare, diciamo così, appunto la nostra gestualità, il modo in cui comunichiamo in maniera indiretta attraverso il nostro corpo. E ha fatto anche un TED Talk e in molte recensioni ho visto che la gente ispirata da questo TED Talk ha preso il libro e ne è rimasta poi delusa perché era essenzialmente la stessa cosa. Se riesco a trovarlo qua su YouTube magari ve lo linko per farvi un po' capire di che cosa parla, che cosa intendo. Comunque ci sono di nuovo degli spunti, delle riflessioni secondo me molto interessanti. Quindi diciamo che è una lettura che può essere applicata alla vita di tutti i giorni ed essere molto utile perché fa capire che cosa poter fare, diciamo, di concreto per apparire più sicuri ma anche per sentirci più sicuri. Il ritmo però è abbastanza lento, ecco perché lo sto leggendo un po' alla volta con non troppa costanza, perché è denso di informazioni non sempre per me interessanti. Passiamo ora alla mia piccola TBR dei libri che mi piacerebbe leggere in futuro di self-help. Il primo, come vi anticipavo, è di Jen Sincero. Tu sei un duro che fa soldi, la mentalità della ricchezza. Può far sorridere questo titolo, però sento veramente di avere bisogno di qualche consiglio a livello lavorativo e soprattutto di cercare un po' più di carica, di sicurezza anche in questo aspetto, diciamo, della vita. E siccome Tu sei un duro mi ha veramente ispirata, mi ha dato molta più sicurezza e consapevolezza delle mie capacità, eccetera, spero che lo possa fare anche da questo punto di vista. Inoltre sono rimasta così catturata da quel libro che sono curiosa di leggere altro dell'autrice, come vi dicevo ha pubblicato tantissimi altri titoli. Altro libro è The Year of Less di Kate Flanders. Questo si ricollega un po' al Magico Potere del Riordino, nel senso che da quello che ho capito io è una sorta di diario che ha tenuto l'autrice per affrontare il suo percorso verso una vita più consapevole e soprattutto verso, non so come spiegarlo, l'avere sempre meno, il comprare sempre meno cose, cercare di evitare gli sprechi al massimo. Non aspiro ad una vita minimalista, nonostante sia uno stile di vita che sta andando comunque molto, che si ricollega spesso e volentieri anche alla filosofia, chiamiamola così, zero waste. Però devo dire che più passa il tempo, più mi rendo conto di quanto costi la vita, di quanto magari a volte mi circondo di cose di cui potrei fare a meno, ma banalmente anche quelle cose che la società, le persone che ci circondano
spingono in un certo senso a comprare, ad avere, perché se non hai quello non sei nessuno, eccetera, eccetera. Io vorrei un po' liberarmi da queste cose ed essere più contenta delle cose che ho, anche se sono poche, avere magari poche cose, ma di qualità, non soltanto qualità proprio di materiale, di resistenza, ma qualità anche nel senso che mi facciano sentire sicura, che mi facciano star bene. Che guardandole mi diano qualche cosa, mi facciano veramente sentire a posto. E sì, che possibilmente io non debba rimpiazzare magari frequentemente. Non penso di essere schiava, ad esempio, dello shopping, però mi rendo conto che molto spesso quando sono giù di morale penso che mi faccia star bene acquistare. Ed è una cosa che accomuna tantissime persone. E in realtà non è così, non è così assolutamente, quindi mi piacerebbe approfondire questo aspetto e ho trovato interessante questo libro, che in realtà ancora non ho letto, però le premesse mi sembrano interessanti, perché ogni mese è dedicato ad un aspetto. Faccio un esempio: luglio, ad esempio, il fare un inventario. Agosto, cambiare le abitudini giornaliere. Settembre, cercare di rompere l'uguaglianza. Mi sento triste, faccio shopping, allora sto meglio. L'altro libro che vorrei leggere, che ho sul Kindle, è invece You Do You di Sarah Knight, che non è stato tradotto in italiano, così come non c'è ancora la traduzione di The Year of Less. You Do You è un libro che punta ad essere più sicuri di se stessi, quindi cerca di far capire come dovremmo essere più fieri di noi e coltivare di più la nostra personalità, i nostri interessi, il nostro punto di vista, essere meno dipendenti dal giudizio degli altri, essere meno dipendenti anche da quei pensieri che abbiamo del tipo vorrei essere come quella persona, quindi cercare di emulare sempre meno gli altri ed essere invece più se stessi, più sicuri e forti di sé. Questa cosa del coltivare la propria individualità, il proprio carattere e cercare di rendere la propria personalità un grande punto di forza e, come dicevo prima, cercare di rendersi il miglior amico, il miglior alleato, mi incuriosisce tanto, perché mi piacerebbe veramente essere una persona molto più sicura di me e fiera di quello che faccio, di come sono. Invece spesso sono molto molto chiusa, molto insicura e tendo a vedere invece gli altri sempre, non dico perfetti, ma sempre un passo più avanti di me, quando il più delle volte siamo tutti allo stesso livello. Questi erano quindi i miei libri preferiti di self-help, più la mia piccola TBR dei libri che mi piacerebbe leggere. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto se li avete letti, se avete letto altri libri di self-help che vorreste consigliarmi, che vi hanno veramente aiutati nel concreto, anche solo a cambiare mentalità in qualche aspetto della vostra vita. Io spero di cuore che questo video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!